Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Word Processor Spreadsheet Database ad 8 bit per Apple, Commodore ed Atari. Molti potrebbero pensare che prima di Microsoft Office non esistesse la produttività personale. Ovviamente non è così. Oggi parleremo proprio di questo, la produttività personale nell'epoca dei computer a 8 bit. E faremo anche dei confronti diretti con esplorazione di manuali. Andiamo con ordine. Apple, il software notissimo per ufficio e per produttività personale per Apple II, Apple IIc, era Apple Works. Della storia di Apple Works ho già parlato, il link del podcast lo trovate nella playlist di YouTube Fare Retrocomputing. Ma in questo podcast scenderemo a fondo del manuale utente di Apple Works per Apple II. Attenzione che per Apple II c'erano tanti altri programmi per ufficio. Il più noto era Multiplan di Microsoft, la killer application per ufficio per Apple II. Però non guarderemo il suo manuale, essendo Multiplan poco diverso dallo spreadsheet di Apple Works. A livello hardware, Apple II ed Apple IIc avevano un veloce ed affidabile disk 2 da 5 pollici e 25 ed una infaticabile stampante DAG Image Writer 1, soluzioni da office computing che trovarono ampia diffusione nelle scuole, quanto nell'home computing, quanto soprattutto nel business computing, nelle piccole e medie aziende. Per Apple II, una macchina aperta, in accoppiata con Apple Works, la killer application da ufficio, furono costruite numerosissime espansioni RAM della Apple Engineering, le più note RAM Factor da 1 MB o le RAM Works 3 da 3 MB, che con tecniche di bank switching potevano portare Apple II a gestire agevolmente tra 1.1 MB e 3 MB, ma anche oltre con le espansioni impilate. Dimensioni RAM mai viste, nemmeno per Amiga 1000. Commodore, Commodore 64 e Commodore 128 e Commodore 128D. Della produttività per Commodore 64 ho già parlato. Non era vero che per Commodore 64 si potesse solo giocare e programmare in Basic, si poteva anche avere database, spreadsheet e word processor. La stessa cosa per Commodore 128 e Commodore 128D, del fatto dei Commodore 64 super pompati. Anche di Commodore 128 e 128D ho già parlato ed è perché furono un flop commerciale. Ma in questa puntata andremo ad esplorare i manuali Commodore di EasyScript quanto di Microsoft Multiplan per Commodore 64. Attenzione che Multiplan della Microsoft c'era anche per Apple II. Non mi è riuscito di trovare un manuale di database ad 8 bit per Commodore 64, per cui trascureremo questo aspetto. Le soluzioni di office computing di Commodore ad 8 bit furono sempre molto scarse. I disk drive 1541 si spaccavano, erano difettosi. I dataset Commodore, con la loro doppia conversione analogico-digitale, erano più lenti degli altri registratori. Le stampanti MPS Commodore erano solide ed economiche, però erano anche più lente del 50% in stampa rispetto alle equivalenti e contemporanee stampanti ad aghi di Apple Image Writer 1 e 2. Nonostante i gravi limiti hardware di Commodore 64, Commodore 128 e anche Commodore 128D, era possibile fare word processing e spreadsheet anche su macchine Commodore. Atari, le macchine Atari ad 8 bit hanno sempre avuto gravi limiti hardware e prezzo molto alto. I precursori home computer Atari 400 erano troppo scarsi come RAM e la slot espansione, se usata per il Basic, non permetteva di espandere la RAM dell'home computer. Atari 800 con i suoi 64K morì subito affogato per mano di Commodore 64, che prezzava tra il 50 e il 33%
il prezzo di vendita di un Atari 800. Ci ho fatto vari podcast a riguardo e trovate nella playlist di YouTube fare retrocomputing. Quindi l'unico computer Atari ad 8 bit degno di essere esaminato, per quanto sconosciuto nel mercato italiano, che però era hardware Atari privo di difetti hardware e capace di far girare word processor spreadsheet, era Atari 130XE. Ci ho fatto un podcast sulla macchina Atari 130XE, lo trovate nella playlist di YouTube fare il retrocomputing. Atari 130XE, per quanto sconosciuto in Italia, era l'equivalente hardware tardivo di Commodore 128. Atari 130XE, oltre ad essere una macchina ad 8 bit con 128K di RAM, è paragonabile ad Apple II chip per architettura chiusa. Andremo a guardare i manuali di VisiCalc per Atari di Atari Writer, il notissimo word processor proposto dall'Atari per le macchine ad 8 bit. Fatta questa doverosa premessa un po' pipponica, quando parleremo di Apple Works mi riferirò indistintamente ad Apple II con le sue espansioni da 1.1 MB e 3 MB, quanto ad Apple II chip ad architettura chiusa e l'Halle Image Writer 1. Ovviamente con il disk drive 2 da 5 pollici e 25. Quando parleremo di EasyScript e Multiplan mi riferirò a Commodore 64 e Commodore 128 dotati di dataset, perché il disk drive 1541 si spaccava e nessuna azienda comprò Commodore 128D. Quando parlerò di VisiCalc ed Atari Writer mi riferirò solo ad Atari 130XE con disk drive da 5.25 e la sua stampante ad aghi Atari. Andiamo a bomba, fare un lungo viaggio nel tempo esplorando word processor spreadsheet database nell'era dei computer ad 8 bit. Manuale di riferimento Apple Works per Apple II, compatibile con Apple II e Apple IIc. Questo è un software del 1983. Andiamo a vedere cosa c'era in questo manuale. Prefazione, due parole sul manuale: conoscere Apple Works, lavoro con Apple Works, conoscere il database, lavoro con le informazioni del database, creazione di prospetti con il database, conoscere word processor, lavori con documenti word processor, formattazione di un documento di word processor, conoscere lo spreadsheet, lavoro con le informazioni negli spreadsheet, produzione di prospetti con lo spreadsheet, uso di taglia e incolla. Uso di taglia e incolla nel 1983. Detto tutto qui. Stampanti e stampa, e poi una serie di appendici: uso di Apple Works con profile, un disco fisso, preparazione di Apple Works per un'altra stampante, trasmissione di file di Apple Works su linee telefoniche, glossario, indice alfabetico. Ok, andiamo a bomba a vedere questo splendido manuale. Due parole sul manuale: bla 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 bla. Ecco, conoscere Apple Works. Che cos'è Apple Works? Le apparecchiature occorrenti, quindi ve l'ho già detto, non ci staremo a fermare più di tanto. Le apparecchiature occorrenti, il disco distorto, il disco denominato file d'esempio, quindi si deve avere una scheda di 80 colonne per Apple II, un monitor, un drive, almeno un drive disk 2, oppure diciamo 128K, oppure un profile, poteva esserci anche un orologio, un'espansione, diciamo RAM factor da 1 mega, un'espansione da RAM factor RAM Works da 3 mega, un Apple II chip, bastava semplicemente un monitor perché c'ha già 128K e le 80 colonne incluse. Ok, andiamo a bomba. Come funzionava Apple Works? Ci aveva praticamente era un integrato, eccolo qui, con un menu di base che permetteva di aggiungere un file che poteva essere un word processor, un database o uno spreadsheet, e poi si andava a lavorare con il file, si poteva salvare il file e poi diciamo si accedeva al menu di altre attività, eventualmente si poteva cambiare il disco, andare a stamparlo, cancellarlo, formattare o quant'altro. E poi ci si muoveva sempre partendo dall'inizio del menu, che praticamente gestiva un po' tutto. Poi vediamo,
qui vabbè spiega un po' cosa c'era di dischi, ma tanto diciamo non fregava un po' in nulla a nessuno. Quello che interessava era la parte iniziare a lavorare con AppleWorks per incominciare a utilizzare AppleWorks. Era in italiano, era con interfaccia grafica testuale. Eccoci qua, questo era quello che compariva a video, un menu testuale però di forma grafica. Qui c'era la figura di una cartella schematizzata in formato ASCII con punti interrogativi. Si poteva aggiungere un file sulla scrivania, lavorare con un file sulla scrivania, salvare il file, togliere il file dalla scrivania, altre attività, finire, quindi uscire dal programma. Tenere presente che se ci si aveva 60, 128k era meglio con file grossi lavorare soltanto con un file alla volta sulla scrivania. Se ci si aveva 1 mega o 3 mega, ecco, si poteva lavorare anche con più file senza problemi. Poi si aggiungeva, diciamo, un file, si aveva praticamente, ecco, questo era quelle directory che comparivano, il nome, il tipo di file, se era un word processor, un database, uno spreadsheet, la lunghezza e poi la data. Qui non c'era mai nulla, a meno che uno non ce la mettesse, ma diciamo se non c'era la scheda dell'orologio qui non veniva né data né ora. Poi io vado veloce, tanto poi il link per andare a scaricare questa perla di manuale lo trovate, il link in descrizione. C'era, diciamo, quello che ci interessa. Andiamo direttamente, vabbè, qui operazioni di cancellazione, eventualmente spostare il file, conoscere il database, le due funzioni principali: database, flusso di attività, orientamento relativi al file. Database, eccolo qua. Si apriva un database, ci si metteva i campi. Una volta presi i campi, praticamente eccoli qua: menu del database, aggiunge, modifica, prospetto, ci si aggiungeva i campi e poi si andava direttamente al file di inserire. Ora, la cosa importante dei vari campi erano questi: i caratteri con le lettere, diciamo, utilizzabili sia C che 1, campi, il record. Dunque, vediamo un po'. Eccoli qua, caratteristiche del file: il numero massimo di record, di qualunque fosse la dimensione, era 1350. Poi, numero massimo di record in un file, supponendo dimensione media di record di 75 caratteri, con 64k era 140, con 128k si arrivava a 750. Quindi numero massimo di caratteri che si poteva inserire in ogni record erano 30, la lunghezza massima in un record erano 1024 caratteri, quindi nella un'eventuale descrizione stringa c'era fino a 1024 caratteri, lunghezza massima di entrata a 76 caratteri, numero massimo di caratteri in un campo 20, in genere, ad esempio, il tipo. Poi andiamo a vedere come lavorare con il database. Si poteva praticamente andare, eccole qua, un esempio, diciamo, di database mescolato con c'erano nome, delle date, delle stringhe, dei numeri, e questo era già un esempio con, per esempio, con due elementi. E poi lui già le ordinava, perché se si selezionava una determinata, diciamo, colonna, lui le ordinava a partire da questa, per nome, poi questa, poi questa, poi questa. Poi qui, vabbè, viene spiegato un po' tutto, i vari layout. Ecco, questa è la forma del tipica del record, quando si andava a inserire in fase di inserimento. Ad esempio, si inserivano i campi nome, versione, sistema, tipo, lingua, linguaggio, manuale, produttore, data e copiabile. E poi via via si inserivano, ad esempio, AppleWorks, versione 1.0, era per ProDOS, tipo database, British Word Processor, lingua italiana, linguaggio. Vabbè, era assembly, comunque manuale, sì, c'è il manuale, produttore ABBA System Copyright di Apple Computer, il software del 17 aprile dell'84, copiabile con un file ProDOS. E questa era la schermata che è 80 colonne quando si inserivano le varie schermate. Poi successivamente si andava a vedere il database, voilà, si vedeva il database per classi, e quindi avevamo un AppleWorks con le sue caratteristiche, Quickfire, un esempio, un altro programma, Pascal 3, un altro programma, e via dicendo. C'erano i vari tipi: uno era il ProDOS, uno era un Pascal, vari tipi, uno era in linguaggio italiano, uno era in inglese, uno era in assembly e quant'altro, tutte le varie caratteristiche. Questo è un esempio classico
in cui uno, diciamo, con un po' meno campi, diciamo, nome del programma, la versione, il tipo, se ero il gioco, arcade, quel processo, avventure o quant'altro, e diciamo il numero di dischi che ci potevano servire, 1, 2, 3, quello che era, eventualmente il linguaggio italiano o inglese. Poi qui per l'inserimento del record, vabbè, io qui vado veloce, tanto quello che ci interessa è la parte che vedremo successivamente, il copia e incolla, che è una cosa veramente innovativa nel 1983. Poi vediamo un po', qui vado veloce, cambio struttura di file, va bene. Poi andiamo alla prospetti, creazione di prospetti con il database. Eccolo, questo è un esempio di prospetto che poi veniva stampato. Oppure si poteva stampare per record, invece che per colonne, per record. Poi c'era tutta la parte della formattazione, larghezza e riduzione di una colonna in modo da farle stare all'interno di una stampante a 80 colonne, che solitamente erano quelle che gli hobbisti c'erano a casa, che quelle altre costavano un botto. Va bene, ordinamenti, qui quant'altro, poi volete andare a scaricare il manuale di Apple Workflow, che trovate linkato in descrizione. Conoscere il word processor, voilà, word processor di Apple Works, veramente una perla. Ecco qua, aggiungi file e si entrava in un processo, nel word processor. Com'era la finestra del word processor? Vediamo un po', eccola qui. Cursore 80 colonne, c'era la skirt per pigiare il pulsante skirt, si tornava al menu in base, altrimenti c'era il file, qui c'è il nome del file, qui c'erano i vari comandi, qui c'era la riga 1 e via dicendo, e qui c'erano i pulsanti per eventualmente da 0 a punto interrogativo per eventualmente ricevere degli aiuti. Ecco, la parte importante è che si poteva selezionare e copiare questa roba sia all'interno, diciamo, di un altro word processor, quanto importare nel word processor cose del database o dello spreadsheet. Ecco, poi ci arriveremo. Si poteva cancellare informazioni, sostituire, diciamo, le informazioni, cerca e sostituisci, era praticamente rimpiazza tutte le, quindi con rimpiazza, quindi test e modifica, spostamento di un testo all'interno di un documento, copia all'interno di un documento, quindi copiare e via dicendo, un pezzo, eventualmente riclonarlo, cercare una pagina specifica, è praticamente né più né meno che un word processor quasi moderno, come quelli che ci sono attualmente oggi, però nel 1983. C'era l'uso delle tabulazioni, io solitamente le tabulazioni le ho usate di rado, e quando utilizzavo mi limitavo a utilizzare il tab, altrimenti si poteva mettere le tabulazioni proprio come su Word. Documenti campione, qui c'erano esempi da fare, degli esempi da come battere, ad esempio qui rientrato, cosa fare, e qui si spiegava come varie lettere commerciali strutturate e come impaginarle all'interno e poi stamparle. Si vedevano così a monitor, si stampavano e erano veramente così. Quello che si vedeva era quello che si otteneva. Già con Apple II, senza aspettare il Macintosh. Va bene. Controllo le spaziature orizzontali, densità di stampa, qui si va a seconda dei tipi di caratteri, si può fare più grande o più stretto, do 10, 12, 17, che chiaramente queste erano prove di stampa a seconda, diciamo, di come si voleva stampare. Caratteri per pollice. I font, attenzione, erano quelli che erano dalla stampante, non erano quelli di Apple Works. Si poteva stampare solo con i font che c'erano nella stampante, che erano pochi, comunque all'epoca andavano più che bene. Poi conoscere lo spreadsheet, eccolo qua, un foglio elettronico, aggiungi menu e poi si lavorava con lo spreadsheet. I valori, ecco, quindi con 128k c'erano fino a 6000 celle. Se ci serviva poi più di altra roba, ce n'erano una marea. Lavoro con le informazioni dello spreadsheet, eccole qui. C'erano le funzioni aritmetiche e finanziarie, già si vedeva. Poi
io questo manuale non ce l'avevo, quindi tante cose dello spreadsheet non le utilizzavo solo, diciamo, la relativa programmazione, che era, come li vedremo, questo è un classico budget, bilanci semplicissimi da fare con l'autoricalcolo. Una, cambiava un valore e cambiava automaticamente tutto, rifaceva le somme automatiche, fatture, documenti di trasporto e via, canoni di ammortamento. Oh, eccolo qui, questo era lo spreadsheet. La cosa importante è che spostamento nello spreadsheet, vabbè, qui ci si spostava con le frecce, la battitura delle informazioni, erano importanti il tasto delete e return e anche le frecce. Si potevano utilizzare dei label, io questo non lo sapevo, non ce l'ho avuto questo manuale, quindi lo spreadsheet lo utilizzavo a un ventesimo delle sue potenzialità, però diciamo conoscevo la possibilità di inserire all'interno delle celle, diciamo, altre celle e varie forme, però c'erano già le funzioni aritmetiche. Io questo manuale non ce l'avevo, quindi non sapevo che c'era quella ABS, AVS, choose, count, error, lockup, min, max e quant'altro. Poi c'erano quelle varie funzioni, funzioni finanziarie con delle if, NVP, tasso di interesse con campo, già riprendeva quello che c'era un po' su Multiplan. Era possibile, diciamo, con le celle inserire i contenuti, questa cella qui è fatta con questa cella qui, con E1 mi dava le coordinate e quindi né più e né meno come Excel, come Lotus 1, 2, 3, ecco. Questo nel 1983. Poi veramente la perla, che poi ci arriveremo su questo manuale, calcio, inserimento di righe e di colonne, si chiamano aggiungere righe e colonne, chiaramente era un né più né meno con uno spreadsheet come oggi, solamente che era testuale in 80 colonne senza l'utilizzo del mouse, c'erano solo i comandi da tastiera. Va bene, produzione di prospetti, ora quello che vedremo, io qui vado veloce, uso del taglia e incolla nel 1983, taglia e incolla, si potevano praticamente prendere cose dal database e inserirle in un nuovo database, oppure inserirlo sempre nello stesso database, oppure inserire roba del database dentro un word processor. Quindi se te c'avevi da fare qualche cosa, ti serviva poi una roba che stava dentro il database, invece di mettersi a impaginare il database, la roba del database nel word processor, andavi nel database, selezionavi quello che volevi, copiavi e incollavi dentro il word processor. Stessa cosa dello spreadsheet, un pezzo dello spreadsheet poteva essere copiato e incollato all'interno dello spreadsheet o in un altro spreadsheet, oppure inserirlo all'interno di un word processor. Un pezzo di un word processor poteva essere copiato all'interno, diciamo, dello stesso word processor o in un nuovo word processor. Chiaramente la roba di un word processor non poteva finire dentro uno spreadsheet o dentro un database, ma la roba del database e dello spreadsheet poteva finire, come si vede, dentro a un word processor. Questo nel 1983, c'era già la funzione copia e incolla, tant'è che Apple Works poteva su due lavorare anche con il mouse, però diciamo i più, diciamo, l'avranno utilizzato con la tastiera, con il controller. Ecco, e questo è quanto, la cosa più importante. Poi vai, stampante stampa, metodi di stampa, qui poi parla chiaramente del rapporto con le stampanti, erano stampanti Apple, faceva già tutto. Una volta settata la super serial non si modificava nemmeno nulla, perché se andava a stampare stava già tutto dentro le 80 colonne, stava dentro le 80 colonne, stava tutto, senza andare a starsi a complicare la vita nel cambiare font o altre cose. Una serie di appendici, preparazione di Apple Works con un'altra stampante, ma tanto era uno, quello più dall'incente c'aveva sicuramente stampante Apple per avere piena compatibilità. Trasmissione di file su linee telefoniche, questo non ce l'aveva quasi nessuno, perché all'epoca
Italia le trasmissioni telefoniche con il modem costavano un botto, ma però c'era la possibilità già di trasferire via modem, e che la cosa la gestiva già Apple Works nel 1983. Poi il capitolo della preparazione della stampante, regolazione dell'interfaccia, questo c'era quando una volta c'era poco da fare, perché una volta già settata la deep switch ce la faccio nulla sulla super serie, funzionava tutto per default. Va bene, trasmissione di file lasci, un glossario che non fa mai male, un indice, basta, fine. E questo era Apple Works, compatibile con Apple II e Apple IIc, un software del 1983 che ebbe a imporsi sul mercato praticamente home consumer quanto sul mercato business, un'applicazione a tutti gli effetti di tipo commerciale, business computing. Ecco i manuali dell'Atari Writer, una buona soluzione software come vedremo da questo manuale, soprattutto perché girava su una base hardware solida, quindi con 128k, con un microprocessore 8 bit e disk drive che erano affidabili, per cui ci si poteva, diciamo, acquistare un disk drive, utilizzarli, stamparli, e con 128k. Andiamo a vedere questo software Atari Writer, proprio della Atari, che diciamo lo possiamo andare a contrapporre con quanto elaborato dalla Apple. Era essenzialmente, diciamo, distinguibile in quattro capitoli. Capitolo 1, Atari Writer in poche parole, copiare e ripulire, diciamo, elaborare in un formato test word processor in pochi minuti, comandi aggiuntivi e formattazione particolari avanzata, editing avanzato del file di testo, e poi per quanto riguarda una referenza, una guida, diciamo, rapida all'utilizzo di Atari Writer, quindi un manuale. Ok, vediamo un po' Atari Writer in inglese come getting started, che cosa c'era nel menu, che si partiva tutto dal menu: creare file, cancellare file, editare file, formattare dischi, andare a vedere cosa c'è, diciamo, nelle directory, quindi dei dischetti, caricare file, stampare file, salvare file. Ora, il limite, a mio avviso, di tutto questo programma, che non è male, era ben fatto, era il fatto che al computer mancava le 80 colonne e quindi avevamo un formato testo veramente esiguo, 40 colonne per una 24 righe, e quindi, diciamo, come si vede dal menu, era estremamente corto la pagina virtuale in digitale, per cui c'era veramente poco spazio. Comunque, andiamo a vedere, questa è una formattazione del file del elaboratore di testo, qui vengono spiegati i vari comandi che possono essere invocati da tastiera. Eccoci qua, iniziare a elaborare, a scrivere in pochi minuti. Utilizzo il tasto CTRL-P, la combinazione CTRL-P del tasto Return, un quick editing, come utilizzare, diciamo, un breve esempio, come prendere, diciamo, a inserire e a salvare, e poi in modo da essere subito produttivi, salvare il formato testo, caricare ricaricare il file per eventualmente aggiungere o sostituire. C'era 128k di RAM, quindi i word processor potevano essere sicuramente più pingui di quanto si poteva essere fatto su Commodore 64. Elaborazioni sul word processor, quindi comandi aggiuntivi, quindi comandi molto sofisticati come cancellare blocchi di testo, come fare, quindi editing avanzato, muovere blocchi di testo, cercare e rimpiazzare, diciamo, pezzi o, diciamo, parole, e quindi viene spiegato come fare, dare una formattazione differente a blocchi di testo, quindi le tabulazioni, prestampa, e poi, diciamo, una formattazione diversa, diciamo, per quanto riguarda
andate a capo, gli allineamenti a destra, diciamo margini giustificati a destra. Poi variazione alla formattazione con doppia, diciamo, doppia colonna, e poi diciamo stampe, diciamo, più avanzate con delle varianti per quanto riguarda i punti per pollice sulle stampanti. Intestazioni, sotto intestazioni di pagina, footers e numerazione delle pagine, vi ho spiegato come fare. Pubblicare testo, immagini e quant'altro, e poi una guida veloce referente sui vari comandi. Ecco, un semplice integrato ma potente che permetteva di fare sicuramente ricerche di scuola, ricerche avanzate con una buona formattazione che girava su un computer come l'Atari 130X con una tastiera dignitosa e ergonomica, perfettamente ergonomica, con 128K, con un disk drive affidabile, quindi una soluzione che sicuramente era più a basso costo rispetto alle soluzioni Apple, e una soluzione altrettanto valida. Il limite di questo Atari Writer è che ovviamente mancava tutta la parte del copia e incolla per quanto riguarda il database, l'integrazione con database e word processor, spreadsheet e word processor, e quindi la integrazione, diciamo, copia e incolla anche di testo su altro testo, perché qui si riferisce solo a un unico file. Comunque, anche se era meno potente come capacità, indubbiamente permetteva, diciamo, se non altro, di fare delle ricerche di scuola e degli elaborati un po' meno sofisticati, diciamo, un po' meno, diciamo, meno capacità per quanto riguarda capacità professionale. Ma comunque c'era sicuramente un'ottima base. Andiamo a vedere adesso lo Switch. Visical, anche questo era per software per Atari 130XE. In particolar modo era specifico, questo è un software del 1981, era per Atari 800 con 32K, ma poteva sicuramente girare benissimo, altrettanto bene, su Atari 130X che già aveva 128K, e quindi avendo, diciamo, ampio spazio. Come era? Andiamo a vedere. Introduzione, Visical Tutorial, quindi diciamo lesson. Poi abbiamo Visical comandi di riferimento, quindi label, black, clear, date, format, global, insert, move, print, replace, storage, title, version, windows e repeating, né più e nemmeno come quello praticamente che si ritrovava un po' come tutti gli spreadsheet del tempo. L'introduzione, non andremo a vedere tutto chiaramente. Questo manuale, diciamo, è relativo allo spreadsheet che viene utilizzato per Atari 400, Atari, qui in Atari 800, e girava benissimo anche su Atari 130XE. Qui, diciamo, come veniva concepito il concetto, questo stava nella memoria e questo era il monitor che ci si spostava con le frecce. Anche qui però chiaramente il problema principale era il fatto che la risoluzione testa era 40x24, 25, quindi di conseguenza il monitor era molto piccolo. Qui all'esempio di Atari 820 è richiesto per VisiCalc almeno 48K, quell'altro Atari XE ce n'aveva 128K, e quindi, diciamo, problemi non ne aveva. Si utilizzava un disk drive Atari che era sicuramente affidabile. I vari comandi che si ritrovano né più né meno sull'altro Atari, inserimento di dischetti, e voilà, avevamo il foglio elettronico, un po' come tutti i fogli elettronici del tempo, numeri di riga sulle righe e sulle colonne le lettere. Si poteva mettere, diciamo, in sostanza sia le parole, i testi, che le cifre, che inserire formule. E funzionava praticamente nello stesso modo, un po' come tutti. Ora, quello che a noi ci interessa, non andremo a vedere tutto il manuale perché tanto tutti i manuali del tempo, praticamente di tutti gli spedici, erano tutti quasi tutti uguali, con gli stessi comandi, frecce e inserimento, programmazioni di celle. Andremo a vedere le funzioni che c'erano, erano già presenti: la somma, minimo, max, count, la media, l'ABS. Questo dà il valore intero, sort è, diciamo, la radice quadrata, exponenziale, il logaritmo, logaritmo naturale,
il seno, la tangente, la coseno e poi questo calcola il valore attuale di una rendita. Queste erano le funzioni che erano già presenti già in modo praticamente nativo. E quindi che cosa vi posso stare a dire? Dunque, ritorniamo su VisiCalc, andiamo sull'indice, introduzione, muovere il cursore, via dicendo, l'applicazione diciamo delle formule, chiaramente veniva tutto con i comandi da tastiera. Quello che anche qui mancava è quello che invece c'era su Apple Works, ossia la possibilità di copiare e incollare blocchi deal praticamente inerentemente allo spreadsheet e inserirli dentro un elaboratore di testi. Comunque anche questa diciamo era una buona soluzione a livello hobbistico, più che sufficiente per fare un bilancio, per tenere diciamo i vari conti, per inserire delle formulette e per diciamo con l'auto il ricalcolo automatico VisiCalc. Anche questo un ottimo programma che poteva girare benissimo su praticamente Atari 130X per quanto riguarda una soluzione di produttività personale di tipo hobbistico, con un disk drive che funzionava con 128k e con una stampante Atari. Ora, non ho trovato manuali per quanto riguarda il database del mondo Atari, quindi questa parte diciamo l'andremo a ignorare. Ok, passiamo oltre. Microsoft Multiplan per Commodore 64, questo è il manuale. Ora veniamo alle dolenti note del mondo Commodore. Allora, intanto c'è da dire che Multiplan c'era anche per Apple II, quindi questo manuale non lo andremo a guardare tutto, è 466 pagine, ci limiteremo a guardare sostanzialmente solo la parte dell'indice, le fazioni, ecco l'indice, i fondamentali, l'utilizzo dello schermo, vedremo rapidamente l'indice, i comandi, vi dicendo, come costruire un foglio elettronico, come inserire le formule, dare nome alle celle e fare delle copie, finestre di copie, formule ed opzioni, stampare il foglio, diciamo il foglio elettronico, utilizzare più di fogli elettronici all'interno, diciamo più label, più fogli elettronici all'interno di un unico file, ecco, e poi diciamo elementi diciamo di multipla, quindi per quanto riguarda elementi diciamo logici, formule e l'editing. Per quanto riguarda il command directory, e qui c'è tutti i vari messaggi, poi c'è una serie di appendici, un manuale molto corposo questo di 466 pagine. Dunque noi non lo guarderemo tutto perché tanto questo c'è e né più e né meno anche per Apple II, e diciamo non c'era poi molta differenza in sostanza tra il Multiplan e lo spreadsheet di Apple Works. Quello che a noi ci interessa è quello che è relativo a pagina 24, l'utilizzo della memoria Multiplan e diciamo e la memoria, perché è quello che contava di più, mentre gli Apple II con 128k oppure con un mega o fino a 3 mega ci sguazzavano. Ecco, il Commodore 64 c'aveva 64k e praticamente in sostanza il Commodore 128 praticamente c'era 128k. Ora con il Commodore 64 con 64k, caricando il sistema operativo, che però diciamo il sistema operativo sul Commodore 64 e nemmeno il Commodore 128 c'era, perché il disk 1541 si spaccava, quindi questa roba del Multiplan, se c'era, quando c'era, doveva rullare per forza su cassetta. Ecco, con 64k c'era appena 10k di spazio di lavoro, quindi praticamente una miseria. Moltiplicate diciamo 10k, lo moltiplicate per 1024 e quindi vedete che diciamo sono 10.024 parole che si potevano inserire, parole e numeri.
non poi molte, diciamo un bilancio per un livello di scuola ci si faceva, un po' più, qualche cosa di più impegnativo, ecco, era difficile farcelo, anche maggior ragione perché il disk drive si spaccava e si doveva per forza andare a salvare, passare dalle caricare e salvare sulle cassette che erano molto lunghe. Qui dall'utilizzo dei dischi, e quindi è possibile che nemmeno funzionasse, nemmeno rullasse il multiclan, perché qui io dentro il manuale l'utilizzo, ho trovato solo l'utilizzo dei dischi, ma siccome i dischi si spaccavano, ecco, trovo difficile, è molto probabile che il multiclan per Commodore 64 non potesse rullare con un registratore. Se uno comprava un disk drive, lo adoperava per un pochino, poi si spaccava il disk drive e perdeva l'utilizzo anche dell'investimento di Multiplan, perdeva il programma che aveva comprato perché non ci poteva più accedere con il disk drive rotto, perdeva tutti gli archivi che aveva salvato sul dischetto, quindi praticamente un inferno con il disk drive 1541. E questo valeva sia per praticamente Commodore 64 che con Commodore 128. Ecco, è inutile andare oltre perché molto probabilmente Multiplan, questo per Commodore 64, funzionava solo e esclusivamente su disk drive e non si poteva probabilmente utilizzare con cassette, che erano l'unico hardware affidabile per Commodore 64 e per Commodore 128. Andiamo a vedere adesso l'elaboratore di testo della Easy Script. Commodore. Questo è un software della Commodore, un word processor, quindi praticamente l'equivalente di mamma Commodore in formato word processor di quanto aveva fatto fare la Apple per quanto riguarda il suo modulo word processor. Andremo a vedere rapidamente, non lo guarderemo tutto, sono circa 180 pagine. Ora, la peculiarità EasyScript della Commodore era un word processor per Commodore 64, funzionava anche su Commodore 128, sezione 1 introduzione, diciamo, a EasyScript, sezione 2 come imparare a utilizzare EasyScript con tutta una serie, diciamo, per quanto riguarda la formattazione del testo, inserimento e qualche cosa, poi applicazioni, diciamo, esempi, diciamo, esercizi pratici per prendere confidenza con EasyScript, una di EasyScript, pardon, un capitolo in relazione a delle referenze, opzioni per quanto riguarda l'inserimento di ulteriore editing, poi abbiamo formattazione in uscita per quanto riguarda l'immagine e la giustificazione del testo, poi la gestione dei files, poi abbiamo il link con le aperture al basic e una serie di tabelle di figure. Ora non lo guarderemo tutto questo manuale di circa 180 pagine. Quello che andremo a guardare è che è importante che oltre che a funzionare su dischetto poteva funzionare anche su cassetta, quindi questa applicazione era realmente utilizzabile perché, diciamo, disk drive si spaccava su Commodore 64 con il 1541, ma le cassette invece erano affidabili, quindi prendersi cura dei dischetti, ecco, era una cosa, diciamo, pressoché impossibile, ma era possibile prendersi cura delle cassette, quindi era possibile caricare EasyScript da cassetta, elaborare il word processor, fare ricerchine di scuola con EasyScript, salvare, diciamo, i relativi file su cassette e poi eventualmente stamparlo o ricaricarlo. E quindi questo era possibile per il momento fare ricerchine, dossier di scuola, temi e quant'altro. Con il Commodore 64, qui sezione di training, quindi diciamo come prendere, diciamo, confidenza con il programma, la prima cosa da fare, imparare a utilizzare EasyScript, quindi praticamente qui si spiega l'utilizzo dei vari tasti, era piuttosto semplice, anche qui si torna a bomba con i difetti che il monitor era 40x24 righe e in tre balletti si arrivava a una paginata, quindi sembrava di scrivere tanto, ma in realtà si scriveva poco, perché praticamente le colonne erano solo 40 per circa una ventina di 24, mi sembra 24 righe, quindi c'era veramente poco spazio. Poi scrivere il primo documento, il Commodore 64 ci aveva lettere maiuscole e lettere minuscole, quindi praticamente
come Apple 2 e Apple 2C, e quindi praticamente già il documento aveva già una sua dignità, e poi si poteva stampare con una stampante, quindi non è che poi ci fosse poi molto da diciamo da imparare. Si salvava prima su cassetta e poi si stampava per essere sicuri. Ecco, per scrivere documenti più lunghi indubbiamente la memoria era quella che era, e quindi si sarebbe dovuto sicuramente andare a frammentare, ad esempio, una ricerca in più parti, perché un documento intero non si sarebbe potuto andare a gestirlo tutto per intero in un unico file, quindi si sarebbe dovuto andare a segmentare, ad esempio, una lunga ricerca in più file, perché la memoria era quella che era con 64k. Un po' più di spazio c'era invece con un Commodore 128, con il suo registratore a cassetta, che indubbiamente permetteva di fare file più lunghi. Poi vediamo un po', io qui vado veloce. Comunque anche il Commodore 128 ci aveva sostanzialmente un monitor estremamente carente, perché non aveva le 80 colonne, quindi era tutto più piccolo. Tutto più piccolo, sembrava molto grande, aveva scritto tanto, ma in realtà si era scritto appena poche righe, nemmeno un paragrafo. Poi c'era, vediamo, la cosa più importante, copie e dominare, vabbè, come gestire file, che si gestiva dall'interno di EasyScript, manipolazione del tempo, del testo, ecco, quello che ci interessa, cancellare il testo, cancellare parole, la tabulazione, dare delle tabulazioni per fare delle tabelline, diciamo, che fossero praticamente in un word processor, che annusassero displicitamente, queste si incollavano in Apple 2. Qui si dovevano andare a impaginare tenendo conto delle tabulazioni. Indubbiamente era più preistorico il EasyScript, però diciamo che qualche cosa già permetteva di fare, se non altro non era, diciamo, sicuramente una soluzione che poteva andare bene per un ufficio, però diciamo che per le ricerche di scuola potevano essere fatte. Sicuramente con un Commodore 128 c'era più spazio di memoria per gestire anche file più grandi, con un Commodore 64 per fare ricerche di scuola si sarebbe dovuto andare necessariamente a segmentare e perdere più tempo, perché con un registratore per salvare e poi ricaricare indubbiamente era tutto molto più lento, perché il disk drive si spaccava. Comunque, diciamo, era possibile avere un livello di produttività personale molto 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 più scadente, molto più lenta e molto più scadente, molto più in tempi di attesa molto più lunghi rispetto a quello che praticamente c'era nel mondo Apple 2, a causa che l'hardware del Commodore 64 nei dischetti erano inaffidabili, a causa del fatto che il Commodore 64 c'aveva solo 64k e quindi si doveva fare file più corti, e quindi si doveva andare a salvare, e poi quindi si doveva andare poi a stampare. Quando si andava a stampare, le stampanti erano addirittura più lente, quindi si perdeva tempo nel salvataggio, perché ci voleva più tempo con il registratore, si perdeva più tempo nel ricaricamento perché c'era il registratore, si perdeva più tempo nell'andare a stampare, perché le stampanti Commodore erano molto più lente, un 50% più lente rispetto alle stampanti Apple. In più su Commodore 64 si doveva segmentare i file. Un po' più semplice era la vita su Commodore 128, che con 128k indubbiamente i file di testo erano decisamente più lunghi, senza, con minore restrizioni nell'andare a splittare file più lunghi. Comunque i tempi di attesa per il salvataggio, per la stampa e il caricamento indubbiamente c'erano. Non erano indubbiamente delle soluzioni che potevano essere praticate in un ufficio, ragione per cui infatti Commodore 64 non, e Commodore 128 non ebbero mai a popolare gli uffici. Quindi abbiamo visto che praticamente le migliori soluzioni per la word processor, spreadsheet e database erano nel mondo Apple, quindi con gli Apple 2 a livello di qualità da ufficio. Subito al secondo piano, ma in modo tardivo, furono, diciamo, proposte da Atari con il piccolo Atari 130XE, che aveva, diciamo, RAM e dischetti e stampanti, diciamo, di pari qualità a quello
che ci aveva, diciamo, Apple, molto meno noto in Italia, ma comunque come soluzione, diciamo, a livello, diciamo, hobbistico e per lo studio in casa per uno studente poteva andare bene. Per i Commodore 64 e i Commodore 128, ecco, la situazione era molto più carente perché VisiCalc probabilmente non girava su cassetta, su disk drive, se si comprava il disk drive e VisiCalc, poi dopo si spaccava tutto e si perdeva tutti gli archivi perché il disk drive si spaccava, e quindi VisiCalc non c'era, si doveva ripiegare su qualcos'altro. E anzi, su Multiplan non c'era, perdon, perché VisiCalc era su Atari. Multiplan non c'era su Commodore 64 per cassetta. EasyScript c'era, poteva funzionare su cassetta, ma indubbiamente c'erano tante tante restrizioni nel fare file piccoli e nel perdere molto tempo nell'utilizzo degli archivi di tipo sequenziale piuttosto che avere dischetti e unità di archiviazione ad accesso casuale. Per questa lunghissima retrospettiva storica è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.